Roleplayiamo in polizia. Grand Theft Auto 5. Cambiamo titolo. Perfetto. Cambia titolo. Della Lives. Oe, grazie per il follow. Ah, oddio. Le bimbe di mezzogiorno e a Daniel22378. Grazie per il follow a entrambi. Bene. Aiuto. Non sono PTS, ecco, mi mancava. Grazie per il follow a Dantos171. Benvenuti sul canale, grazie a tutti ragazzi. Sì, faccio stream, Borea. Lo titolo bello mio, sì, l'ho cambiato. Che CPU GPU hai? Ho un Ryzen 9 5900X, infatti ho la CPU al 20% e la 1050 Ti come scheda video e quindi ce l'ho al 90-100%. Sono messo maluccio, sì, lo so ragazzi, mi dispiace. Vabbè, raga, io mo mi sposto sul Discord della polizia, saluto Messina. Messina, grazie per la Ciao. compagnia. Ci vediamo in polizia, Messina, se vuoi loggare, ci vediamo. Mo vediamo. Vabbè, vado. Ciao Messina. Ciao ciao. Bene, ragazzi. Grazie per il follow a Lexon YT. Benvenuto sul canale. Giochiamo con il lieutenante Smith. C'ho, sì, sto facendo power game, lo so, c'ho un sacco di Avete soldi e un visto sacco un di cibo, ma l'ho sequestrato criminale? agli agenti in giro, quindi Abbiamo non mi perso un criminale. sono indicato di riposarli in centrale, quindi me li tengo addosso, tanto non faccio male a nessuno io. Tenente Smith, 18, buon pomeriggio a tutti. GPS Buonasera Smith. on e admin on. Perfetto. GPS attivati, tag 1, tac. Gente nord. Che è successo qua? Qui. Ah, sono tre in macchina. Adam 3 di 55 546. Bello Smith. Ma quello è Smith. Cosa? Ma va a 60 e anche io ho una mia 50 Ti, anche se. Con GPU, con slash, sì, ma con slash FPS va proprio schifo. Cioè, io non faccio slash FPS. Gioco a una qualità alta, guarda i vetri, i Dai. riflessi, cioè, guardate le auto, voglio giocare a una qualità leggermente alta, Smith. cioè, i riflessi Salve, voglio sono belli, tenente. quindi pretendo, un gioco con la 90%. Salve, buonasera! Buonasera, buonasera. Tutto bene? Adesso. Sì, tutto bene. Oh Maria Santa. Perfetto, dov'è la mia Avanti, sergente pronto. preferita? Banner. Dimmi Esatto. tutto. Sta facendo un arresto alla centrale 143. Ah, perfetto. Che Eccolo viola. qua, andiamo recluta, venga. Guarda, ho visto la Gobrogna, sono stato tangato da un Smith. Tesoro mio, dove sei? Dove è stato nessuno? Lascia stare, non so neanche io. La sala centrale è quella lì dove abbiamo fatto i colloqui. Vengo a prenderti. Ok, 1080 portate Stiamo a a termine. fare degli arresti. Perfetto, sei un sergente, non devi farli tu. Ti vengo a Qua sono prendere. degli agenti, che cane. Mi dissocio. No, Comunque. stop. Arrivo, ciao. Vabbè, andiamo da Banner. Mi dissocio per le parole espresse da Banner. Comunque si deve sfogare una persona. Ma chi è quello che sta lì fuori così? Vabbè, ma se me la brucio meglio, così la cambio. Perché c'ho voglia di. Cioè, tanto, tanto a prescindere un mese massimo la cambio. Quindi se si brucia prima, meglio, così la cambio prima. In futuro porti Elisabeth Smith, non penso proprio di portarla in quanto è la sorella di questo personaggio, non avrebbe senso. Adam 5 è stato suono. Ma scusa, ce l'abbiamo anche qua a sinistra. Ma cosa c'è questo? Salve! Salve, mi dica, ha problemi? Vabbè. Però mi lagga di FPS, sta zona qua mi fa scendere il frame della live, Dio mio, non è possibile che sta cazzo di centrale sia così pesante, madonna. Ma ho visto la GoPro,
quella persona grassoccio che correva mi ha praticamente ucciso. Tutti buon pomeriggio, signori. Mi ha atterrato. Buonasera, sergente. Buonasera. Sergente Banner, è stata molto esplicita prima riguardo agli agenti. No, gli agenti, riguardo agli arrestati. Ah, ok. Anche Adam e Eric. Perché sono soggetto a lanciare delle pietre addosso. Fale prendere di più la 30-60. Franci, grazie per il follow. La recluta. Uè, signorino, salve. Vabbè, non andiamo. Vabbè, bello. Ma chi lei? Parlo con lei, parlo al mio collega. Vengano fuori e che fermiamo le Adam. Psycho Gabri, grande per fuori. Fai il punto con l'uomo da Wild. Non ho lasciato anima. Manda un messaggio politico. Non so fare le P, per favore. Quello te lo farò col tempo. Al massimo, sapremo quando farò le Wild. Signore, mi sono sbagliato, dai. Ma perché usi la voce modificata questa? No, non ho la voce modificata io, Beh, Twitch close il 1, grazie per il follow. Non ho la voce modificata, ragazzi. Lui che deve fare? Ah, questa, perché usa la voce modificata? La multa gli è fatta, la multa è $2,345. Vuole allora la femmina, quindi era la voce modificata. Cioè, maschio, real. Oh, shame! Se lo chietti tu. Yes. Sì. Andiamo. Oh, la sera non ce li ho e non mi dici niente. Quando pomeriggio c'ho gli occhietti ti lamenti sempre. Sì, perché ci sono cosa da fare. Eh certo, il pomeriggio. La sera quando ci sono 47 milioni di persone e non c'è un cazzo. Ti posso dire cosa? La sera facciamo cosa, dai. Ma cagare cosa, dai. Non ho capito cosa hai detto, in che senso? Grazie per il follow, comunque, Io mi stavo organizzando per pulire. Ma il problema è quello che... Tiene gli occhietti, Luca. Posso venire. Cioè, posso autorizzarvela, ma non posso venire. Grazie per il follow, comunque, a... Cert22 e a Temakecri08. Grazie a tutti per il follow, benvenuti. Buono prosciutto, siamo tutta a festa. Ma buono prosciutto a chi? Hai mangiato, Ray, e saggio che fa agosto? Ho già mangiato, sì. Mangiato, che alle 12 eri già. Già qua eri. È alle 12 io? Venite in Adam 9? Ehi, arrivo. Io sono venuto che erano tipo le 3, 3 5. No, pollo di mare, non penso che potrei fare guai. Sto per lo stacco. Mi ha stompato con quelle palle di neve. Adam 8, 18. Cioè, ragazzi, vedete, la qualità la voglio così io, cioè, non comunque voglio me far pene, con il riflesso delle case qua, cioè, non voglio giocare con lo slash FPS, cioè, voglio giocare con la qualità bella. Filippo Ciullo 08, grazie per il follow, e anche a Psycho Gabri 12. Poi tanto mi lagga, però, ogni tanto, non sempre. Cioè, mi lagga la live, più che altro, non la lagga il gioco. C'è un cane. Baby. No, non c'è un cane. Non c'è un cazzo. C'è un cazzo. Ah, ok. Io, ma non ci sono chiamate. Pronto? Minuti fa. Questo è peggio centralina. Ho capito, ma quanti siete? Tu e Lecce. Grazie per il follow, Fede, Xboy TV. Grazie per il follow, benvenuto sul canale. Eh no, te lo devo autorizzare ufficiale. No, te lo devo autorizzare, fala. No, la lei è stata ufficiale, tengo Smith in mano. Ma cosa? Ma per andare ai campi posso autorizzare pure io? No. Dove state? Psycho, ho detto sì, che... Sì, che sia uno e l'altro stanno con gli occhi. Psycho, ho detto, non posso... Cioè, ma che cosa? Dopo... Loro con gli occhi? Vieni, presentati in white e vediamo. Oggi stanno 30.000 oggi, Smith ha 40... Cosa? Cosa? Beh, Smith... Io c'ho 45.000 persone, ma fare un bait, Smith. Un bait? Vabbè, Smith quelli più degli occhi. Cioè, uno li, che tipo, cerca oscuranti. Il MK2 è calvo, tipo o vende. Vabbè, non è che perché devo oscurare? No, tanto non fanno il metallo. Ma tipo per la posizione, magari solo per la posizione quando arrivi là. Lo fanno solo sempre, però dettagli. Vabbè, allora il fatto sta che qual è però il. Se possiamo recarci lì. Vabbè, sono in borghese. Allora, tanto non si vede, non vengono a guardare. Ma in borghese, noi andiamo da poliziotti, va bene? Esatto, ma aspetta, ma in borghese devono andare con. E io ragazzi, io sto così ragazzi, allora facciamo così, dato che io e Ray è stato che abbiamo gli occhi, veniamo, stiamo in zona ma non esattamente dove, così possiamo intervenire da poliziotti, nessuno fa il pizzaiolo. Sì, noi ci possiamo, non vi preoccupate, noi poliziotti ci possiamo, voi andate a fare sta cosa, ma boh, ce l'avete distintivo addosso? Ovvio.
Apposta allora. Lex è scazza. Qualcosa in vista ce l'hai il giubbotto? La maschera da porco. No, dire che la vedi. Vabbè, però direi distintivo in tasca, quindi va bene. No, si lamentano perché poi dicono voglio vedere qualcosa di esposto. Allora vai pure tu, Lecce, fatti mettere il giubbotto come lui, poi te lo togli. Solo quando interveniamo. Dove li faccio venire all'elettricità? Non dirlo, che siamo io e lei. Allora, sì, vai, sì, ci mettiamo lì. Re, Adam 4, convergente all'ultimo. Le GoPro, c'è che cazzo me ne fotte, pure c'è la GoPro. Ah, perfetto, vabbè. Rivolgo tipico, penultima chiamata, penultima. Perfetto. Adam 3, Adam 2. Copy, allora, Adam 2 e Adam 4, convergente. 5.13. Attualmente ma è la scammata o no? È la scammata, allora in punto 16 che è una decima persona. La plane fatta allarme. Giusto, in punto 16. Okay. Ma ci diventava per loro. Adam 2 negativo, non possiamo convergere, siamo a status 2. Copy, allora Adam 4 e Adam 4. Ma se no ne bastiamo anche siamo due in posto, ma non possiamo vediamo nada. Sì, ma bastiamo così. Allora già 9.18. Oh, 5.16 la danno. Ciao. Vai, iniziamo ad andare la caccia, siamo dentro. Io non lo so dove. Poi diciamo no. Ci sentite? Che... Ma se tipo adesso voi la oscurate, poi allora, facciamo una cosa. Voi state dentro, noi oltre che loro entrano dentro, noi entriamo dietro di voi. Cioè quando loro entrano prima fai fare lo scambio. Ma certo. Allora io non c'ho la Desert Eagle addosso, c'ho solo MK2. Non fa niente. No. Vabbè. Ma se prendiamo il fragrante è meglio, Vabbè, avete a calibro? Sì. Sto arrivando là, dammi 3 calibro. Sì. Vai al GPS. Oh, c'ho un paio di MK2 se vuoi. Allora, abbiamo un paio di MK2. No, vogliono 3 calibro. Dove siete? 3 calibro. Ce n'è una di calibro addosso. Abbiamo una di calibro. Vengo in centrale a prenderli, dai. Vabbè, nel momento in cui quello prende la prima calibro, già possiamo arrestarlo. Si abbassa un po' il volume del desktop, ragazzi, in generale. Solo una calibro. Allora, intanto che lei prende le 3 calibro, io vado a rimediare una macchina dei passanti. Ok, va bene. Noi facciamo così, noi siamo attorno al civico lì e giriamo, notte che loro entrano e siamo dietro di loro. Va bene? Fermo, dammi sta moto. Dimmi. Non cazzo. No. Non ti sento. Ma non mamma? No. Matta S979, grazie per il follow. Ma la vuoi sta moto, questa blu? Così va bene il volume, Gabbo? Ciao, Vaccarelia, buon film. Fermati. Buttalo giù, investilo. No. Mi dissocio. Per il... Via. Ma, quest'altro? Dorme. Non ti permettere di uscire, mamma. Ciao, Vaccarelia, già sapresti essere stata qui con me. Ma solo di un'arma, vedi quello. Posso dire, ma non è MK2 per essere. Devi puntare. Oh! Madonna, che spavento. Pure su, vuoi stare tranquillo. Ma i volumi vanno bene, ragazzi? Il microfono. Vabbè, Kiwi, Kiwi. Oh, basta sparare! Hai ci sparato? Che vuoi da me? E lui ha sparato, mica noi. Cazzo, ma siamo i poliziotti, se allora, sarebbe più peggio di che niente. Allora, siamo attorno al civico, voi preparati, andate lì. Ma vedete con zona Pacific, tu? Ma non è una zona Pacific. Vedi, mi sa che c'è una Pacific in costa, per adattare. No, non c'è più. L'hanno finita. Sta negativo. Sai qual è il posto, no? Sì. Ok, sì. Perfetto, allora facciamo un giro intorno e... Così nessuno fa il pizzaiolo e poi dopo... Adesso, ora... No, dai, adesso siamo qua in zona, noi come fanno a sapere? Ci caga a noi. Infatti, dai, vabbè, no, diciamo che oggi... Poi la gente mi ha cagato, te? Oggi stanno, sì, ma dico, la maggior parte non sono criminali. Ah, sono... infatti, lo so. Da me sono persone che vogliono imparare per i passaporti, quelli che mi seguono me. No, sono amici di amici, ovvio. Esatto. Uè, bella! La Smith qua. No. Sto fidanzato un banner io, no. Quando mai banner tu non sei fidanzato?
Signorina, Manner, è vero che siamo fidanzati? Quale preferisci? È vero che siamo fidanzati? Aia. Che cringe. Non ho sentito un sì. Non la vuole nessuno, Smith, incredibile. Dai, provaci con Wow, tu pensa a scrivermi il rapporto che mi devi per scrivere per stasera. Ah. Raga, che fate? Siamo arrivati, senza macchina. Schifo. Ok, siamo noi quelli sulla moto. Signorina, può salire per piacere? No, sta fumando, lasciala fumare. Lasciala fumare. Lei sta fumando, va bene. Andiamo, facciamo un giro qua in zona. Lei? Dai, lascia stare, andiamo a fare sta. Abbiamo polizia in servizio. Ti sta fissando, Smith? No, sta scappando. Smith, l'hai puntato. È scappata. Stava guardando. No, no, ma che mi stava guardando, no, no. Hai visto il hotel qua a sinistra? È bello, eh? Hotel? Ah, l'hanno tolto. F. Stava una volta l'hotel. Sì. Si è smitto. Mi dica. Nulla. Nulla, oggi a me mi hanno fatto un bel regalino. Cioè? 10 su B. Ehi, addirittura! Tutti insieme, sì. Alla madonna! A me no, purtroppo, nessuno fa regalini. E vabbè. Ma l'Empire è ancora esistente, cioè... Si è tolto, allora ci ha invitato. Ah. Sì, sì. Ragazzuoli. Aggiornati la situazione fuori. Gli ho dato la posizione, signori. Ottimo. Grazie Mike. Banner ha fatto 10-0, sono solo io, però non è proprio. Tanto per cambiare. Perfetto, perfetto. Ok, stanno arrivando. Coca c'è che è disponibile, eh? Ah beh, portati un chiama un poliziotto in caso Banner non riesca a riuscire a arrivare in tempo e dilli va bene a Keck in tac. Vabbè, non è un problema, raga, non è un problema, tanto non devo entrare da solo, state pure voi. Ditemi quando questi qua arrivano, io mi allontano dalla zona. Ah, penso stia arrivando comunque Banner, dai. Cosa? Penso stia tornando. Banner? Sì. Ma non è che questi ci vanno rimboscati a noi, raga? Vabbè, se vediamo arrivare in tanti, annulliamo l'operazione. Col cazzo, no? Sì, ma noi siamo là dentro, come... chiamiamo supporto. Raga, non è un problema, dai, non è un problema. Ah, ok, quindi vieni in TAC 5.16, cacca. Cacca, vieni. No, vieni in TAC.16 intanto e avvicinati alla zona dell'Empire, dove c'è il GPS mio. Ma che dobbiamo fare? Niente, vieni in TAC, vieni qui alla zona dell'Empire. Dove sta Cake che me lo porta con me? Anzi no, sta tornando a Banner. Sì, sta tornando. Un Cake, vieni qui dove c'è l'Empire, dove siamo noi 405. Vieni. Quanti possiamo essere? Massimo 10, ma ti ho detto non c'è bisogno che siamo full per ora. Vieni qui dove sono io, al 405. Allora, raga, nel caso sono tanti... Facciamo, entriamo in radio 5 e facciamo convergere una dama da 3. Grazie per il follow, Zassimo 10, benvenuto. Una dama da 3. Allora, va bene, allora venite in zona dei taxi, mettetevi qui. Ma borghese o normale? Normale. C'è movimento fuori,
Sono passato due volte di... Sento dei mezzi, ragazza. Sento dei mezzi. Vabbè, vai, spostati da qui, che, cioè... Cosa ci fai qua fermo? Allora, non ci facciamo vedere, no? No, vai via, tanto stiamo pattugliando semplicemente. Cioè, di qua, poi gira più a destra, a sinistra, fa un giro... Che mezzo hai preso, tu mezzo? Blu. Ho cazzo ancora là. No, vediamo solamente il tuo veicolo, eh? È un veicolo arancione, tuo? C'è un veicolo arancione. Sono entrati. Sono entrati? Sì. Ok. Per me dice di voi quando intervenire. Qual è la parola d'ordine? Voi fate una cosa. Fate lo scambio tranquillo. Dimmi, magari ci servono altre armi. Ci possiamo organizzare. Quindi andate a vedere. Ok. Vabbè, comunque. Perdete tempo voi. Qual è la parola d'ordine, Coca? Non ce la devono dire. Lecce? Mo, prima dovevano dire. Vabbè, ci fateci capire quando dobbiamo intervenire. Vabbè, dite la parola d'ordine. Sì, ragazzi, vediamo se scambio. Scambio, adesso arriviamo, dai. Carit? Devo intervenire? Devo intervenire, dici sì o no? 10-13-3. Vi dico io quando entrare, a posto? Sì. Ok, vai. Okay signori, chiudiamo chiudiamo l'uscita. Sì, ma c'è gente fuori, eh. Oh, sbrigatevi, cazzo, sono andato via, dai. Non sparate, puntate, non sparate. Alzate le mani, polizia. Uscite pure voi. Alzate le mani, metti a quella pistola. Metti via quella pistola! Mamma, sei tu! Sei distrutto! Scusa. Devi posarla la pistola! Non lo fa. Non riesce perché devi metterla sulle tasche, capito? Mettila sulle tasche e posa. Ah, sì. Ammanettatela, aveva anche un silenziatore sopra l'arma. Perfetto. Alza le mani. Ammanettalo, Banner. Mettelo in arresto. Che fortuna che Banner aveva il casco. Che è successo con Banner? Cioè c'era un soggetto qua con un'arma in mano. Ah, è un esterno era? Dove lo portiamo? Credo di sì. Mettetelo in una volante. Ciao. Posso chiederti un favore? Potresti vedere perché sto parlando su Discord Impero? E guarda, ora non posso. Una cosa importante, non mettete quello esterno con questi due che sono venuti. Esatto. Non li mettete nella stessa macchina, teneteli sempre separati. Ok. Apri le portiere. Apri l'altra. Oh, sempre separati. Oh, dai, raga, andiamo, ce n'è pericoloso stare qua, ragazzi. Entri qua dentro. Via. Sì. Ho portato la volante, metteteli qua dentro. Ci ho fatto vedere. Andiamo alla 403. Sì. Pensavo fosse qualcuno che voleva rapirmi, mi avete fatto prendere un colpo. Ma dove l'avete lasciato la mia moto? Lei, dove l'avete lasciata? Nessuno l'ha detto, io non l'ho detto. Ah, ecco. Bom, raga, GG, l'operazione è andata a buon fine. Sì, vi ho visto lì in moto mascherata. Sì, 403, andiamo sotto? No, tanto il veicolo. Noi anche quel veicolo. Non so, ma vi aspettiamo fuori dalla 403. Sì, nelle celle normali comunque. Ok. Ma quello era un pazzo. Quello fuori? Fuori stava parlando in radio con un'arma silenziata e poi quando l'abbiamo arrestato. Sì. Mi sente? Sì, io l'ho messo mascherato. Sì, l'ho sentito. Ma sta parlando in radio? No. 20 scatole di munizioni. Ah, che è buono. Lo spero per lei. Vabbè, Qualche comunico con lei, la vedo dura. Ma che fa? Ma sono stupido. C'è una dama che mi vuole fermare, ma... Ah, vabbè. Come la canale? Siamo da 403, andiamo. 403, sì, sono già lì quasi. Mi comincia a dirci perché è lì? Ero appena rientrato in città, stavo andando a vedere più vicino. Non la pistola in mano. Vi ho visto i mascherati sulla silenziata moto. Il silenziatore non è illegale. Sì, che no. È illegale da quando non è vendono in armeria, no? Certo, come no. O no?
No? Come no? No. Perché lei l'ha presa in armeria? Vediamo adesso se la devo già rinviare a processo. Armeria no, ma me l'ha venduta, l'ho detto. No, no, lei mi dica dove l'ha presa. Me l'ha venduta in strada. Avevo bisogno di accessori. E l'ha venduta una strada. Io ho preso la il colore oro e... qua, perché avevano le stelle. Mi stanno telefonando. Senza sapere che è illegale. Non lo sapevo. Meno male che l'abbiamo messo dopo, no? Si può rimuovere dall'arma? La legge non ammette ignoranza, lo sapeva. Io che la notte non vedo. Lo sai che la legge non ammette ignoranza. Lo so. Io stavo sparando a panne. No, sono andato sulla buona pista. Si può rimuovere. Ho visto uno che puntava dalla pistola. Certo, si può rimuovere, ma adesso le rimuoviamo sei porte d'armi. E perché? La pistola, sì. E perché? Non ho fatto del male a nessuno, no? Senta, la smetta di fare così, già mi dà fastidio. Lo silenziatore vuole, te ne ho. Se mi prendo in giro, ma dovrei. Non la sto prendendo in giro. No, io gli ho detto che deve essere arrestato perché aveva un cavolo di silenziatore perché è lì in quel posto, che non c'era. Fallo uscire, Smith. Ma me l'ha fatto un cazzo, ho parlato solo io, sto pezzo di merda. Pure Smith, fallo uscire. Sì, devi scendere, devi farlo uscire tu. Io ho detto che si immedesima. Però appena entrato in città. Poi non è che ho detto che... Ma quella è top il tuo eroe, lei c'è. Si giri e metta contro la macchina. Se vuoi al massimo lo fai entrare direttamente con l'altra personalità, quella è per te. Non mettete quei due e questo insieme, È full quello. Venga, aspetta, aspetta. Leggete i diritti. Sì, rileggete i diritti se non l'avete letti ora. Ha già letti allora lui. Perfetto. Senta, mi faccio un favore. Vabbè, tanto lo sappiamo che c'è accesso alla silenzio domani, quindi controlliamo. Allora, i primi due metteteli nelle celle normali, quell'altro me lo porto direttamente nelle stanze, non voglio che si incontri. Se non so cosa le serve, lo prendo lo stesso io, raga. Prego. Capito, raga? Oh, è risparmio. No, questi qui. Vengo. Dopo di lei. Mi segua. Portali qui, Ray. Perché aveva la pistola in mano? Perché aveva la pistola in mano? L'ho visto arrivare mascherato. Piano celle, signori, stiamo salendo, rapirmi. Ok, piano celle, stiamo salendo. Salendo piano celle. Prego. Ok, le stavo dicendo. Vi ho visto arrivare mascherati, non ho visto. Prego, di qua. Cioè, non ho levato il... Come di si qua, chiama? Prego, entri dentro. La pettorina da polizia, non vi ho riconosciuto. Pensavo voleste me la... Ok, signori, nelle celle, ora bisogna sussurrare. Sussurrare nelle celle, grazie. Ma io però ho parlato prima, ho detto, quello lì vestito di rosso, non lo portate qua, portatelo nella stanza. Vedete prima di servire un avvocato. Il biondo vuole un avvocato, l'altro no, perché ha detto che l'abbiamo sparato mentre scappava. Ragazzi, un attimo, mi stiamo chiamando, arrivo subito. Il motivo per cui abbiamo sparato mentre scappava, no? Perché c'era quello esterno armato. Ma poi che cazzo voglio, sono stati colti in flagrante, c'è tutto registrato nella dashcam. Raga, uno alla volta. Io ho messo l'esterno nella sala interrogatorio per non farli mettere vicino agli altri. Ok, allora leggi i diritti qua dell'interrogatorio. Sento lingua degli dèi dentro le celle, mi allontano. Sì, io avevo una pistola con un silenziatore, colorazione dorata. Sì. Ragazzi, ieri, come scusate per l'interruzione, avevamo chiamato il telefono. Comunque, grazie per il follow a Bello Figo Bellissimo e a Ronnie Wayne. E Ronnie Wayne, tutto bene, va? Tutto bene a te? Tutto bene? Ero appena rientrato in città dopo la giornata. Stavo andando al garage più vicino. Ma io sono un poliziotto in divisa, anche con la banner è in divisa, quindi non c'è bisogno. Ce l'ho io. E quindi puoi stare senza maschera tu. Sei in divisa, sei un normale poliziotto tu. Non puoi. Tanto ce l'ho. E l'unica persona in divisa è chi magari fa l'interrogatorio in prima persona. Ma quanto cazzo state urlando? Ma sto parlando normalmente, comunque entro ora. Passiamo la radio, ci dice che frequenza c'ha. Allora. No, non è più segnato, vabbè.
Posso usarla un attimo? Ah, si è saputo che te ne andavi. Peccato che... Accenda che dice l'ultima frequenza di CV. 104. Ok. La può levare la radio adesso? Esattamente. Tenere la radio. Allora, riprendetela se volete. Ha sentito sparare e ha cacciato la pistola, giusto? No, no, più che sparare ho visto... Anzi le mani. Sì. Penso voi qual due... è la frequenza, scusi? Sì. 104, dice. Penso voi 104. Due eravate sulla moto, mascherati, che venivate verso di me. Quindi pensavo fosse dei rapitori perché non... Vabbè, non eravamo come... mascherati, eravamo... Non lo so, il signore lì era mascherato. Sì, sì, io ero mascherato. Quindi non lei avevate addosso la pettorina... non avevate addosso la pettorina della polizia, quindi non vi ho riconosciuto. Avevamo il distintivo però sulla cintura. Ma eravate seduti in moto, non l'ho visto da lontano. Vabbè, comunque... il silenziatore avevo... da dove l'ha preso? Me l'ha venduto un ragazzo, insieme alla colore oro. Era sulla pistola. Quindi lei non c'entrava con mi la... dare i suoi documenti, le altre persone che erano lì. Noi... certo, aspetta un attimo che do il documento. Iniziate a portarmi quello che non vuole l'avvocato, quello col sicchetto, portatelo di nuovo. Tegas. Comunque, stavo dicendo... Quindi lei non c'entra con le altre persone che erano sul posto? Non sapevo neanche fosse ci fosse qualcosa sul posto. Va bene, e in quella radio chi ci sta? Non ho idea, un mio amico forse. Perché sta nella 104? Perché dice non ne ha idea se ce l'ha? Non ho idea se ci sta ancora. Va bene. Ma lei non ha neanche posto darmi. Come? Sì, sì, sì. Me l'ha rilasciato. Non solo l'ha segnato, è stato soltanto rilasciato la licenza. Mi portate quell'altro? Non c'entra nulla, ma se non c'è la licenza non c'è il documento. Ho fatto visita medica, test balistico e poi ce n'è andato in centrale. Cosa scusi? Se c'è la licenza ma non c'è il documento. In che senso non c'è la licenza? C'ha la licenza porto d'armi tra le sue licenze. Però sul sito del documento non c'è. Perché forse qualcuno non l'ha segnato, sai? Era un poliziotto con i capelli. Vabbè, segnato o non segnato, comunque grazie per il follow, Michele Bet, benvenuto. Però. Va bene, Ronny, ti aspettiamo. Anche la pistola mi sembra eccessiva, comunque. Non ho fatto del male a nessuno, non sono mai stato arrestato. Cioè, va in mano. Lo so, vabbè, però era per autodifesa se fosse servito. È la stessa cosa che ho detto al ragazzo dell'armeria, in caso di autodifesa. Per autodifesa. Sì. Quando si ricorda che gliel'ha rilasciato il porto d'armi e quando? Allora, l'ho preso oggi, parliamo intorno alle 4. Ah, tutto oggi? Oggi, l'ho fatto oggi proprio. E... Allora, era un agente un po' scuro di carnagione con i capelli neri corti. Esatto, sì. Non saprei, era alla centrale. Era arrivato dopo la pattuglia, immagino, con una macchina e un suo collega con i capelli bianchi. Non saprei il nome. Grazie per il follow, Legabri001. Ora vediamo come procedere con lei. Smettimi un attimo poi. Mi dica? Che dobbiamo fare con questo? E adesso chiediamo un attimo. Grazie per il follow, Ema0707. Raga, no, ho aggiustato già. Questo e questo stanno nella stessa radio. Chi? Tutte questi due stanno nella stessa radio. Ok, perfetto. Che numero ti ha detto lui? Che numero ti ha detto? La pensione, no? Hai capito? Okay. Sarà registrato. Okay. La pensione invalidità. Ok. Ha diritto anche di mentire, non siamo noi a vedere se lei. Allora, io voglio essere chiaro e senza avere problemi con lei. No. Aspetta un attimo, collega, faccio dire una cosa, collega. Allora, un attimo solo, collega, faccio dire a me. Okay. Allora, signore, adesso faremo durante l'interrogatorio, l'avverto, lei deve dire la verità. E se mente, ecco, sì, noi abbiamo, diciamo, la prova che lei mente, è previsto rinvio a processo per falsa testimonianza. Sì, conosco. Quindi l'avverto, un interrogatorio, che se la sorprenderemo a mentirci, verrà rimandato a processo. Non apra bocca nessuna parola. Mi deve anche fare anche perché le camere testa. Sono insonorizzate. Quella persona lì, la conosci sì o no? Aspetti che guardo meglio. No. Non la conosco.
Perfetto, venga, venga. Noi ci dispiace. Bagno, chiedi a quell'altro se vuole bere e mangiare e poi torna. Sì. Sì. Okay. Ti chiamate l'avvocato dell'altro, per favore. Allora, signori, io adesso la mando per processo per far la testimonianza, va bene? E perché? Perché lei quel signore lo conosce e stavate nella stessa radio. Aspetti un attimo. Non vedo se ha un codino o no. Sì, ce l'ha il codino. Allora sì, lo conosco. Ah, allora codino. Sì, adesso lo conosci, ma che è sbadato. Ecco, era di frontale. Mannaggia. Non si vedeva il codino. Aspetti, che non si vedeva il codino. Aspetta che io dico di metterlo in mostra. Allora, signori, non ci prendiamo per il culo. Per quale motivo stavi lì? Ero appena entrato in città. Stavo andando al garage più vicino. Va bene, Ronnie. Sì, lei si è trovato lì per sbaglio e basta. Combinazione alla stessa frequenza radio. Con un'arma in mano. Silenziata. Le ripeto la mia domanda, cosa stava facendo lì? Stavo andando al garage più vicino, ve l'ho già detto. E stava nella stessa frequenza radio di quell'altro. Lo conosco, ero appena entrato in città. E non ha comunicato quello in radio? Non ha comunicato. Allora, lei conosce, ascolta. Lei conosce una persona. Oh. Quella persona sta facendo uno scambio di armi. State nella stessa radio, sullo stesso punto, e lei mi vuole dire che non ne sapeva nulla, ma mi sta prendendo per il culo? No, non lo sto prendendo per il culo. Assolutamente sì, quindi mi dica la verità. Glielo sto dicendo, non mi interessa. Mi sa che vuole. Se vuole la racconta davanti a lui questa versione. Pare che ricordo che c'era il mio processo per farsi testimonianza. Va bene, vi devo dire. Adesso quel che so. Almeno non neghi davanti l'evidenza. Non sto negando, lo conosco sì, ma non mi interessa il lavoro che fa. Ecco, lo conosce, sì, ma nella stessa radio. Ma capisce quello che lei... Aspetta, lo conosco sì, sono nella stessa frequenza radio, sì. Quello compra armi illegali, ma io non ne so nulla, però un silenziatore sulla pistola. Per favore, siete zitti. E nemmeno che sono là fuori che ci parla il radio. Andate là fuori. Anche perché le ricordo. Al processo, davanti al giudice le sue cose non reggono, cioè capito? Non ci crederà nessuno a questo, a meno che non è giudice, non ha 4 anni e fa ancora l'asino. Capisce? Mi devo dire. Si sta mettendo una merda. Devi dire la verità. L'ho già detto. Non possiamo aiutarla, sennò Stavo andando al garage più vicino. E nel frattempo cosa allora faceva cantare al garage più vicino? Stavo camminando. Con un'arma in mano. Mi stai dicendo che l'arma l'ho tirata fuori quando ho visto. Non c'entrava niente, giusto? Sì, non c'entrava niente. Come ho già detto, no. Lei, scusi, quando vede uno che ingaggia un altro, lei tira fuori un'arma facendo. Quando vede qualcuno, non ho capito? Che ingaggia qualcun altro? No, che ingaggia qualcun altro? No. Perché ha tirato fuori la pistola? Ho visto la signorina e il suo collega su una moto. Con un giocatore antiproiettile della polizia? Vabbè, magari non l'ha visto. No, non avevano la pettorina. Vabbè, quindi mi dica. Non l'ho visto. Pensavo fossero dei rapitori, visto che quello che guidava il collega della signorina aveva la maschera. Allora, senta, non mi prende in giro, perché quando mi sono avvicinata per puntarla, lei aveva la pistola in mano e stava parlando in radio. Sì. Cosa significa? Quindi con chi stava parlando in radio sulla stessa frequenza c'era il soggetto di radio? Ho detto, mi stanno rapendo. Però alla fine, guardate quanti giochi, infatti non ho reagito. Un attimo, questa microcamera che c'aveva sotto la maglietta, funzionava? Sì, ma direi procuratore. Sì, che io voglio l'insieme di questa. Non funzionava, guarda caso. Non era attiva la microcamera. Mannaggia. Come si chiama lei, signore? Io? Franco Malti. Vuole un documento? Come si chiama, detto? Franco Malti. Vuole un documento? Signor Malti, la vediamo un po' agitato. Sta balbettando, non so se si rende conto, però sta balbettando in questo momento. La balbuzia è sintomo di preoccupazione o di ansia? No, non la da nascondere, gliel'ho già detto. Non mi sembra, questo. A me non, esatto, non ci sembra. Noi. Io vi ho già detto quel che so. Ma colleghi i punti, cioè, nel senso... Sì. Allora, prendi le sim, il procuratore mi ha dato l'autorizzazione. Perfetto, prendi tu le sim, collega, fai pure. Controlla, collega. Io non posso. Le sta prendendo. Perché non puoi? Perché poi sennò mi si impiccia tutto. Niente. Le sim, raga. Non ho altre sim. Ce n'è una sola? Non solo quella nel telefono. Non me l'ha data. Ah, scusa. Un attimo solo. Eccola qua. Signore, mi sente? Sì. Come ha conosciuto quella persona che l'ha fatto vedere col codino? Al bar. Quale? Quindi da quanto tempo lo conosce? Oggi sempre. Oggi l'ha conosciuta. Allora, quale bar? Okay. Aspetta. Uno alla volta. Dovete stare zitti però. Vieni con me.
Vieni anche, mi serve uno di voi due. Allora fermo lì vicino alla porta, si giri gentilmente, si giri. Noni, aspetta, aspetta, Noni. Un attimo solo, sono in sparatoria, aspetta. Sparatoria. Allora, lei non conosce questa persona, giusto? La conosco. Perfetto, lei non lo conosce, però lui la conosce. Non lo so, io non lo conosco, non so chi sta nella starata, sta nella. Ti conosce o no? Lei a me, ma lei a me conosce? Non lo so come si chiama. Io mi chiamo Benone. Oh mio Dio, vabbè, dai, vattene di là, vai. Aspetta. Va, vai, va, va di là. Basta testimonianza entrambi, ok. Perfetto. Abbiamo delle novità, eh. Cosa? È chiuso. Uno di questi si chiama Franco? Sì. Combinazione, c'è un messaggio questo che ho scritto Franco, tutto bene. Non si conosco. Vabbè, vada, signore, viene rimandato a processo per falsa testimonianza. Non ci sono problemi. Chiama il procuratore per la cauzione. Chiama il procuratore per la cauzione. Sì. Parla con Banner per queste cose. Anche a quella. Mo' ci vado a parlare io. Lo faccio fare a Banner di via, ok? Sì. Vabbè, ragazzi, questi qui fa testimonianza, destra e manca. Stato? No, ti ripeto. Sergente, mi segue un attimo, per favore. Ha capito che certo che l'ho chiesto l'avvocato, ma non è colpa. Allora, sergente, tanto ha letto già tutto cosa. Allora, i due signori sono entrambi rinviati al processo per falsa testimonianza. Aspetta. Le sim dell'altro non abbiamo ancora presa. Devi dare la sim a quella, hai fatto la foto del testo? Sì. E poi prendi le sim a quell'altro e vediamo che c'è scritto. Questi sono due ricoglioni. Ho puntato contatto al procuratore per le azioni. Ok, appena ti rispondo dicelo che Banner fai tu rinvia processo. Che noia. Ma per cosa li vuoi rimandare al processo? No, Gabri, non posso. Falsa testimonianza. Allora non hai capito, falsa testimonianza non si può fare qua, solo davanti a un giudice. No, e infatti è da rinviare al processo per falsa testimonianza. È un grado. Infatti è il falsa testimonianza è un reato applicabile per. Cioè un reato accusabile a processo. Quindi appunto per questo deve essere inviato a processo per falsa testimonianza con le prove. Quindi falsa testimonianza. Esatto. Processo, arma illegale. Compra vendita di armi illegali. Ma se rispondo. Cioè, acquisto di armi illegali. Hanno acquistato armi illegali, giusto? Hanno acquistato. Esatto, acquisto di armi illegali. XXAndrea XXTV, grazie per il follow. Allora, per me, vieni qua, dobbiamo spaventarli. Ah, vieni qua. Dove compravano prima. Ah, vieni qua. Allora, bisogna. Allora, il mio processo principale è per la falsa testimonianza che hanno appena fatto. Quindi tu devi venire al processo perché devono essere imputati al processo, devono essere puniti per falsa testimonianza. Essendo un reato che è solamente punibile al processo. Quindi di mia per falsa testimonianza abbiamo le prove video tua e le prove mia e le prove di foto di Banner che ha fatto col cellulare, ok? Sì. Queste prove servono per il mio processo, quindi nei moduli dovremmo linkare queste prove assolutamente, altrimenti non è valido l'invio. Ci sarà la mia GoPro. Perfetto, il mio processo per falsa testimonianza deve essere fatto solo se hai le prove che sia falsa testimonianza, altrimenti no. Non è valido, ok? Sappino. Sì, sì. Poi i due sono... Io posso mettere anche il mio POV dell'esterno. Perfetto, ok, quindi sarai, cioè, voi dovete fare le prove, dovete elaborare le prove, metterle, poi compilerete il modulo di via processo appena avete le prove elaborate, scusa, sistemate. Ma facciamo così, no? Compriamo prima il modulo indagine, quello che... In che senso? Tipo il modulo, come si chiama? Il modulo di invio, quello su Discord, no? No, facciamo un rapporto innanzitutto, questa cosa. Sì, un rapporto e linkeremo... E poi il rapporto lo mandiamo nel rinvio. Esatto, ho fatto un rapporto che ho scritto tutto, con le prove video. No, Mike, il processo per tu puoi rinviare il processo per falsa testimonianza perché è un reato accusabile a processo, quindi non puoi accusarlo tu, quindi tu devi mandarlo a processo e poi sarà il giudice a valutare se è o meno falsa testimonianza in base alle prove che sono state fornite. Fidati, abbiamo già fatto in passato. Mike, abbiamo già fatto in passato, cioè tu se sei falsa testimonianza sotto l'interrogatorio... Allora, ditegli che se non parlano rischiano forse, beh, ci penso io.
Vabbè, intanto andiamo. Come si chiama Alex? Lex Evans. Venga qui, mi dica niente, se quella immagino. Persona che adesso le faccio vedere la conosce o no. Venga. Sto facendo il nuovo rapporto. Quella persona lì bionda, la conosci sì o no? Ci fermi qui. No, no, questo non lo conosco. Lì. Non la conosce? Questo no. Non era con voi lì? Io ero da solo, però io conosco l'altro ragazzo con nipotino, lui no. E come mai dentro ho detto, quindi... ma chi sei? Ma ci conosciamo? Come mai dentro ho fatto queste domande, ragazzo? Ma lo sai del messaggio? Chi? Sì. No, aspetta. Quello biondo sì. Quello biondo lo conosci sì o no? Quello nel corridoio, sì. Sì. Sì, sì, mi aveva appena dato il numero. Ok, come conosci quello lì dell'altra sì, parte col sempre corridoio? Al bar. Perfetto. No, Mike, puoi perfetto. Farlo anche quello durante il sottointerrogatorio. Quando hai le prove e tutto, puoi farlo anche all'interrogatorio. Chiamato no, ero io che stavo dicendo mi stanno rapendo. Perché in processo a processo okay. Non puoi fare l'interrogatorio davanti al giudice, okay. Quindi non puoi, cioè. Stavo ero appena entrato in città. Avevo puffato poco prima. Cosa? Allora, prima, cioè, un'oretta. Quindi un'oretta. Le dico, un'oretta cosa un'oretta dico cosa rischia. Sì. Sta rischiando grosso se non collabora. Vabbè, io le sto dicendo quel che rischia so. Rischia $70,000 di cauzione. Va bene. E poi si fa il processo. Le sto dicendo quel che so. Venite tutti e due con me. Chi? Io? Tutti e due, sì. Posso andare nei miei pensieri un attimo? Vado, vado. Venite, allora, praticamente quello lì vestito di rosso ha detto che li conosce, ha detto la radio giusta. Ok? Perfetto. L'altro che col codino sta dicendo minchiate, anche questo biondo sta dicendo che non lo conosce e stava in un'altra radio. Quindi quello biondo e quello col codino li mandate a processo per falsa testimonianza. E quello rosso? Funziona così. Devi mandarli tutti perché non possiamo decidere noi chi non mente, il giudice sarà. Non ho capito? Non siamo noi in grado di decidere chi mette allora, chi non mette, sarà un giudice. Traffico tutti. Di armi, chi ce ne fu? Traffico di armi. Ah no, no, il procuratore mi ha scritto che dobbiamo dargli, aspetta. Falsa testimonianza, possesso arma illegale. Questo qua. Traffico di armi se le vendono, se le comprano. Perfetto, perfetto. Allora fate queste cose e mandatele via, già mandano tutto. Perfetto. Sì. Sì, sì. Mandateli via, basta. Io prenderei le sim agli altri comunque. No, fra, mi sono fatto in caso, tre coglioni. Dai. Ok, chiedete al procuratore se il mio processo può essere fatto in questo modo. Di cauzione. Hai spiegato la situazione? Sì. Perfetto, ok, allora fate pure. Allora, 70.000 di cauzione per falsa testimonianza e possesso di arma illegale. Ok, perfetto, procedi pure. Nel mentre io faccio il rapporto, mi serve il nome dei tre, tutte e tre. Vabbè, lo vedi, adesso lo vedi dalle pedine comunque, dai. Uno era Franco Malti. Così alla fine l'unico che ha detto la verità passerà come fa testimonianza se gli altri allora, dicono il contrario. Dovete andare. In che senso? Dici. Uè, pica! Allora praticamente dovete fargli la multa per possesso di armi illegale. No, e la poi multa. Dobbiamo fargli. No, ragazzi, no, che multa. Ah sì, la multa, è vero, sì. La multa è quella cauzione. Sì, sì. Vabbè, devo scrivere cosa abbiamo scoperto. Multa quanti facciamo? Sì, 15.000, sì, esatto. 10.000. O basta che linki il ticket del rapporto. No, no, è la correia essa. Dov'è che è? Con lui? Dov'è andato, biondo? Sì. No, è a dormire. Beh, ma come è andato a dormire? Sono le 9. Perché ne sa che deve andare a lavorare e torna alle 9. Da lui che ha un lavoro di 2 ore e mezza. Perfetto, devo fare lo spaccino. Vabbè, mi socio. Posso restarla quello? Allora, dovete dargli la multa 10-15.000 e poi dovete fargli 70.000 e cavigliero. Vanno al processo. Perché? Perché al processo? Ti dico di nuovo. Falsa testimonianza e possesso di armi illegali. Falsa testimonianza solamente in si sente più il ventilatore, ragazzi, non si sente più? Hanno mentito davanti a noi, hanno mentito davanti ma a noi. Ma solo in fase di processo si infatti può fare. Il processo vedranno se è falsa testimonianza. Alex 271194, grazie per il follow, benvenuto. Barone Lupin. Barone Lupin. Senti, gentilmente, ce l'ha in possesso? Sì. Mi chiamo Daniele Smith in RP. Ma lei non esiste nemmeno. Come non esiste? Ah, lo scrivo tutto maiuscolo, mi perdoni. Ecco. Oh raga, uno che viene come data.
sto arrivando, arrivando un attimo, facciamo i cavigliere e tutto. Sì, che fretta che c'hai, madonna. Quindi rinvia il processo. Sono un tenente, sono tenente, vedi la, la spilletta qua sul collo, tenente. Ma perché? Quanti facciamo di multa, Smith? Ah, mi perdono. 10, fate, fate 10, perché già stanno 70k di cauzione. Ma perché io dovrei... Allora, mi sento, signor. Mi viene per, per fortuna sono nuovo di queste cose, ma volevo capire... Lei è nuovo? Io le faccio 10 minuti. Nuova a queste cose, c'ha tre pagine di... L'archiviazione accuse, capisco che non può essere più imputato per gli stessi reati, ma... Gli reati ce li ha. Mi perdoni, ma se io sono tutto pulito, sono un cittadino pulito, sbaglio? No, no, lei ha fatto l'archiviazione propria. Questo vuol dire che non può essere più imputato per i vecchi reati. Ok. Ma i reati li ha commessi in passato? Sì, se li ho... sì, sì, che li ho fatti in passato, sì, ma io ad oggi sono un pulito, sbaglio, questo è tutto. Sì, ma non è nuovo a queste cose. Ah, ok, no, 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 nuovo a queste cose, diciamo che è come quello che sta succedendo oggi. Quindi andate anche giù. No, ci mancherebbe. Se paga, può uscire con la cavigliera fino al processo, se non paga rimane dentro. Scusi. Perfetto. Quindi? Ecco qua, so. $70,000 di fattura. Paghi prima la fattura della multa, non c'ho soldi, no. Non c'ho soldi, allora rimane. Allora, ha diritto alla, ha diritto a delle chiamate per poter chiamare amici che possono pagare la cauzione. Ha un cellulare con sé? Ha un cellulare con sé? Me l'ha sequestrato. Perfetto, quello che ha registrato il cellulare. Sì, no, io devo fare anche la prima del signore, che ho fatto io la foto. Non ho nessuno in città attualmente, a parte quelli di Capo. Ok, può scrivere un'email a qualsiasi persona che conosce che possa pagarlo. L'importante è che lei scriva a qualcuno per farsi pagare la cauzione, altrimenti resta qua. Non ho nessuno a cui chiedere. Vabbè, intanto la porto in cella, così fa tutto con calma. No, no, proprio non ho nessuno a cui chiedere. Ok, allora mi sa che rimarrà in cella, allora. Allegria. Vabbè, mettiamo la cameriera, lasciamo andare. Ah sì, mettiamo la cameriera, la lasciamo andare. Il però processo c'era... quando... Perché i processi ci vuole tanto, quindi... Lo vedrà nel calendario dei processi quando avrà fissato il suo. Esatto. Mi raccomando, cerchi di non mancare, perché... Vabbè, pensateci voi se volete fare si procura un avvocato. Si procura un avvocato. Se la prossima settimana... No, non ho idea di quando è. Cosa? Sarà nei prossimi giorni. La cameriera deve essere messa confermata. Sì, sì, certo, la cameriera la mettiamo, però la rilasciamo, perché non possiamo lasciarla perché i processi ci vuole tanto. Lo vedrà nella sezione del calendario dei processi. Allora. Vabbè, lascio fare a lei, collega, intanto, eh. Sì, Intanto avvertiamo l'altro, siamo con l'altro, tanto vai, faccia la fedina e tutto e... Possesso di accessorio illegale? Lui, sì. No, arma illegale anche, quella, è arma illegale. Falsa testimonianza? Sì, tutte e tre. Ok. Lei non ha mentito, però comunque sento nella cosa che mi verrà rinviato lo stesso e dovrà sempre parlare di... però lei si vede comunque come ci sono. Non ho fatto quasi nulla, cioè, tra virgolette. Cioè... Signore, purtroppo è questo. Ho capito, ma non ho ammazzato nessuno, cioè, non ho sparato a nessuno. Beh, le armi non si prendono per... Allora, mi perdoni, capisco che ovviamente voi fate tutto nel buon fascio, ma... Possesso arma illegale, no traffico di armi, danni. Ma infatti 70.000 mi sembra... Ma io ero lì. Vabbè, solo a io vado con ragazzo, ci sentiamo dopo. Ok, paghi pure la cauzione. Sto arrivando, cacao. Ma io, se mi fa 75.000 di multa, io sto qui tutta la vita, perché non ce li ho. Dove li prendo? Io già gliel'ho fatti, quindi può pure dormire qua. E che dobbiamo fare allora? Ah, io con lei ho finito. Beh, può pure andare a dormire, se non ha possibilità di pagare il denaro. E certo che no. Vabbè, ce l'hai $70,000 da pagare? No, che non ce li ho. Dove okay, ha diritto a delle chiamate o a delle email a scrivere amici, parenti, per se sia... Ah, nessuno. Allora la rilasceremo con la cavigliera. Guardi che io ho... Allora lasceremo andare con dove indossare una cavigliera, dove indossare. No, no, se no se non paga. No, no, io ho deciso così perché il processo ci vuole troppo. Il procuratore ha detto che non possiamo lasciarla senza cauzione. Però, no, 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 te lo dico io che ho parlato col giudice direttamente. Venga, no, no, io in cella, andiamo in cella, prego. Cioè, ma io penso che comunque lei, dico, quantomeno dovrebbe aspettarsi quanto io ho la disponibilità economica e quantomeno poi... No, la cauzione viene decisa dall'istituzione. Però la rilasceremo perché per i processi c'è una coda molto lunga, quindi per decisione del giudice la lasceremo andare. Cioè, quindi per questa cosa di, come diceva lei, di traffico di armi o di allegato... Prego, venga, venga. Cosa. Cioè, io perché avevo una pistola o 70.000 di... dove? Guarda dentro, qui. Cioè 70.000 di multa perché avevo un'arma illegale? Perché ha comprato delle armi illegali.
Non le ho comprate io, le ha comprate quel ragazzo. Io lei era l'apertura. In presenza, quindi era complice. Sì, sì, ero lì. La complicità in questa città ci permette di accusare l'assariato pure il complice. Ok, però dico, mi scusi, dico... E poi la falsa testimonianza. Ma perché falsa? Io ho detto la verità. No, non è la verità. Ci sono prove, certo. Ci sono prove che testimoniano tutt'altro. No, è impossibile, la gente, perché ho detto la verità. Vabbè, poi si difenderà da un giudice in tribunale, non si preoccupi. Ok. Cioè, si difenderà con un avvocato in tribunale. Collega, qui abbiamo finito? Collega? Sì, sì, un attimo. Perfetto, allora lasciamo. Quanto gli do, di 5 mesi? No, niente, perché è andato a processo. Prego signore, può uscire, siamo pagato. Se le sta messa la caviglia. L'hai messa la caviglia? Sì, ho fatto tutto. Perfetto, allora. Dal telefono. Sì, dai, il telefono radio, può andare. Il telefono ce l'ha già. La sim. Il telefono mi sa che ce l'ha già, Ah, la sim, giusto. Mi sa che il telefono ce l'ha già. No, non ce l'avevo già. Ah, ok. Questa, giusto? Penso di sì, un attimo. Sì, è questa. Prego, venga. Va bene. Ok, arrivederci, buona giornata. Allora, si trovi in avvocato per difendersi in tribunale. Non c'ho processo... soldi per vivere. Vabbè, vado a lavorare. Il processo lo troverà nella stanza calendario processi sull'applicativo principale. Va bene. Arrivederci. Per uscire per l'ascensore lì. Ok, poi chiederò. E piano terra. Va bene, grazie. Arrivederci. Goldy Alchemist, grazie per il follow. E fai pure questa stessa cosa, devi schedarlo e via la processo. Non fai male, fallo tu, dai. No, fai tu. No. Compili dopo le cose. Sì, Arctic, compresi di sgomo. Fai tu, dai. Mossa fa il primo, un attimo. Vabbè, aspetta questo, intanto vado da Race. Ui. Oh. Dai, che è andata bene l'operazione, dai. Ma che è andata bene? Perché? Tutti fanno testimonianza. Tutti ho capito, ma che resta questi cosa arc... che la gente non deve più pagare le cauzioni, sai? No, le cauzioni le fai, le hai fatta, non la cauzione. Però sempre i processi avranno ritardo di 10 giorni, 15 giorni di ritardo. E capisci che tutti quanti non la pagheranno. Raga, se non la pagano entro fino al processo non succede nulla. Te lo dico io, che conosco bene il giudice. Gli la raddoppio. Capito? Convinto un cazzo, cioè sono io che decido. Ma non torna nel 9, non torna nel 9 da questo. Non infatti, è il mio, neanche il mio. Che serve i consigli per entrare in polizia? Impero? Marco Pigro, grazie per il follow, benvenuto. Allora, documenti. Ma poi l'hai già comprato tu l'invio, quello là, quindi? Dico bene, sì. Ok, perfetto, allora gli metto la cavigliera e la mando via, ok? Sì, si puoi fare. Perfetto. Ah, grazie. Il signor Sir, grazie per il follow. Ok, ecco qui la cavigliera, la sto per mettere, un attimo solo. Ok. Quindi non ho capito, ecco qua. Va bene messa così? Io. Sì, va bene. Perfetto, no, dovrà trovarsi un avvocato per difendersi a processo. Ma mi scusi, io a processo ci vado, quando raggiungo un tot di cosa sbaglio? No, è il reato di falsa testimonianza, prevede il mio processo immediato. Ma mi perdoni, ma lei come fa a dire che io ho detto una bugia o no? Ci saranno le prove se gli agenti hanno arrivato al processo. Prego, lei è lasciato, arrivederci. Ok, quindi devo aspettare qualcuno o no? Cosa devo fare? Mia. No, ho detto paghi la cauzione entro il processo, quindi paghi la cauzione entro il giorno del processo. Ok, io devo pagarla. Il processo lo fissano loro in applicativo? Il processo verrà fissato, lo troverà nella sezione calendario processi, ok? Ok. Perfetto, si trovi l'avvocato e si faccia dipendere. Ok, va bene, grazie. Questa qui è l'uscita, di sotto, piano terra. Di qua si esce. Buona giornata, sì, buona giornata.
Arrivederci, gente. La segretaria d'angelo è qui, perfetto. La segretaria d'angelo è qui, perfetto, segretaria d'angelo. Ma lì in polizia li pagate gli informatori? Se ci stanno informatori, sì, li paghiamo. Ma certo. A meno che non hanno conti in sospeso, li paghiamo, sì. 10-10-10-10. Ma 10, si, 10, sente, 10, si sente il ventilatore quando... Siamo noi sopra. Tango 2, Tango 2. Quella non è la sua moto, vada a casa, vada là. Mi scusi, gente, sì, ma... Ah, sì, chiede alla collega. Dentro, giusto? Sì. Giulio 7129, grazie per il follow. Ragazzi, è finita, non formate l'attacco, tranquillo. Oh, che c'è? Ci stacchiamo io. Ma dove... Scusa, il tipo quello lì? No, non è... L'ha già messo la cavigliera, è già, sto rimasto, è già fatto il modulo da Reyes. Dagli la radio e il cellulare indietro, che su, sta salendo su da te. Sì, l'ho visto. E poi mandalo via. Ciao. Sì, ma Smith, ma... Eh? Io non ho fatto nessuna pedina, cioè non ho fatto la pedina a lui, eh. No, infatti non deve farla nessuno, cioè se tu devi fare la pedina solo al tuo e basta. Ok, l'ho fatto. L'altra l'ha fatto la Reyes. È risalito? Sì, è risalito, l'hai visto? Eh? È risalito il tipo. Il gol one sì, dà un'occhiata all'ultimo comunicatore. Ok, perfetto. C'è un coordinato 20. Allora, in data 15/8/17/25 si è fatta l'operazione di compramento di armi illegali. I due colleghi, Shavu e Lex Evans, hanno organizzato l'incontro con dei soggetti. Baron Lupin e l'altro, come si chiama? Non lo so. Quello biondo? Se quello andato. Biondo se n'è andato e intorno alle 9 rimarrà in cella finché non. Boh. Per vendere armi illegali. Dopo lo scambio siamo intervenuti con l'arresto. Mentre il sergente Banda e la gente speciale Corca durante il perimetro hanno rinvenuto un terzo soggetto, Franco Malti, probabilmente esterno, con un'arma silenziata in mano. Abbiamo poi scartato i soggetti di arresto per incentrare per l'interrogatorio dettagliato. Fine dal 5. Posso vedere se ho scritto qualcosa? Intanto devo poi tagliare il video dopo. Check V. Check. Mandami il video poi. No. Ce l'hai il coso, capito? Ce l'ha proprio chietto. Ah. C'è tutto là. Perfetto. Ragazzi, in chat si sente il ventilatore quando non parlo? Grazie per il follow, Francisio DH. Grazie per il follow, benvenuto. Ma siamo con un sub, perché da uno? Mm? Perché con un sub siamo da uno? Senso. Perché siamo tutti nella stessa segnata? Ah, c'è un... Ah, stanno rifacendo le Adam. C'è
Check radio, tutte le Adam, tornate in centrale 217, gentilmente. Stiamo facendo due arresti. Chi è occupato, finita. Chi non è occupato, chi non si sta in stato 1, tornate tutti quanti. Tutto? Eh? Ma avete lasciato andare quelli senza cauzione? Sì, sì, no, cioè, rotto. Gliel'abbiamo fatta. No, no, ho parlato con Giulio, c'è scritto l'email. Dove stai? Allora, c'è tanto che arrivano tutti e due, vai un attimo là, non c'è. È una gente ma lui vicino a me fa, oggi non lavoro, prende se ne va. No, lei che è? Lei, eh? Signora, lei, eh? Lei è? Special agent. Guarda in riga. Lui special, ma a te ne asce. Guarda in riga. Ciao, Smith. Salve, salve, chi è me? Salutato? Vicenzo, Vicenzo. Io, Vicenzo. Ciao. Reyes, alla fine con Vincenzo è chiarito? Sì, sì. Ma quello ieri quando c'è il ciclo così è, io lo prendo per... Io gli ho portato pure gli assorbenti, quindi sono tranquillo. Sì, no, io lo sparo. È vero, glielo ho portati. Ok, chi manca allora, più allora, vedi un attimo, ma tu ti rivolgi così a un sergente? Siamo amici di vecchia data, abbiamo fatto le scuole. Tutte di le Adam devono rientrare, non ve lo ripeto più. Alimentari, forse. Avete esattamente 2 minuti. 10-4, avete capito? Inizia a formare Adam, no? Eagle, ma questo è ancora in volo? Affermativo. Sì, sono andati all'import che sparavano. Okay. Ma è normale andato, che fanno così di sposi. La smettete, gentilmente, un attimo. Pure Eagle. Vai, vado. Buongiorno. Andiamo. Hai fatto la ricarica di lacrime? E lui andiamo? Sto ricominciando, aspetta. Aspetta. Cosa? Grazie per il follow, no, stabiese. No, lei... Ah, okay. Allora. E lei? Venga. Mezzo, mi lasci la stradale. Si porti. Mezzogiorno, ma la stradale la posso tirare fuori io, modi miei? Oh! Aspetta, la tiro fuori io. Vabbè. Grande mezzo. La stradale? Si porti lei. Ho già fatto il rapporto. Ma che vuol dire? Non fa niente, vada, vada. Un altro rapporto. Venga lei, venga. Yeah. Venga. Vada, lei, vada lei, vada. Chi? Quello centrale, quello centrale. È il più bello che c'è da tuaggi pure per Adam. Vabbè ragazzi, comunque intanto live, vi ringrazio per io vi lascio ragazzi, quindi ora stacco la live, vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ringrazio per essere stato con tutto e vi ricordo che domani vediamo se faccio un'altra live su GTA, forse domani pomeriggio.